Buonasera e benvenuti in questa seconda edizione del TG6. In primo piano questa sera c'è la politica e con le dimissioni, se vogliamo anche a sorpresa, del sottosegretario Camillo D'Alessandro. È lui a salvare dunque la giunta d'Alfonso dopo la crisi fatta scaturire da Abruzzo Civico. D'Alessandro ha annunciato le sue dimissioni questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Ascoltiamo come le ha motivate. Io credo che in politica, se non si è parte della soluzione, si è parte del problema e si diventa un problema. La soluzione a questa vicenda la dovevano dare gli altri, la dovevano fornire, offrire gli altri, la dovevano risolvere gli altri, non lo hanno fatto. Lo faccio io e l'annuncio oggi che ho comunicato al Presidente D'Alfonso la mia disponibilità, anche formale, a lasciare il ruolo di sottosegretario affinché si trovi finalmente la quadratura del cerchio. D'Alessandro lascia e salva così la giunta d'Alfonso e lo fa con un annuncio che lascia trapelare il dispiacere di aver dovuto fare un passo che invece forse sarebbe spettato ad altri. Esiste questa malattia che si chiama poltronismo. Io credo che la cattedra te la dà, la conoscenza dei problemi e la capacità che hai di risolvere i problemi. Io su questo mi continuerò a misurare con o senza cattedra, con o senza carta intestata, perché poi il protagonismo lo dà il lavoro, non lo dà i biglietti da visita. Una coesione che è mancata e che ha messo a rischio il futuro di una giunta che a breve si troverà impegnata a discutere e risolvere temi importanti come la sanità e il bilancio di fine anno. Lascia dunque il suo incarico da sottosegretario ma manterrà le sue deleghe in qualità di consigliere delegato. Ma il Presidente mi ha chiesto di continuare a seguire le materie, ora vedremo, le materie che già seguivo, in particolare i trasporti, il turismo, l'attuazione del programma e qualche altro progetto speciale. Tuttavia decideremo insieme, decideremo col tavolo della coalizione, io insomma tutto mi può fare paura tranne il lavoro. Resta ora da attendere quale sarà il nome che sostituirà Camillo D'Alessandro. Via libera dunque all'ingresso di Abruzzo Civico e attesa per le decisioni di SEL per Mario Mazzocca. E l'amarezza per alcuni contenuti, francamente, in termini di argomenti politici, chiaramente da politica vecchia del Novecento. Io credo che invece, siccome stiamo facendo bene, stiamo lavorando insieme, bene doveva prevalere lo stare insieme. Questo vale sia in regione sia sui territori. Queste dichiarazioni, le dimissioni di D'Alessandro, insomma, sono state apprezzate dal Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, che è intervenuto con una nota nel pomeriggio. Non mi sfugge la valenza del gesto di Camillo D'Alessandro, dice il Governatore. Non era scontato, ma lui lo ha fatto. Chi risolve il problema ad una squadra ne diventa il naturale riferimento politico. Da adesso D'Alessandro diventa coordinatore della maggioranza, coordinerà il lavoro di esecuzione del programma di giunta, gruppi di maggioranza e consiglio. Per quanto riguarda il lavoro portato avanti fino ad oggi non cambia nulla. In qualità di consigliere incaricato continuerà a seguire i settori trasporti, infrastrutture, mobilità e turismo. In una parola, l'attuazione del programma. Andiamo avanti, ci spostiamo a Pescara, non si placa la polemica sul mare inquinato. Il vice sindaco Enzo Del Vecchio fa alcune puntualizzazioni in seno alla maggioranza e poi attacca l'opposizione. Nelle ultime ore sono emerse posizioni diverse in maggioranza per quanto riguarda il divieto di balneazione nella zona centrale di Pescara. Lei avrebbe chiuso il tratto di Viale Mazzini? Io ho detto che se non ci fossero state quelle strumentalizzazioni non si sarebbero forse o si sarebbe valutata in maniera coerente con la precedente la possibilità di emettere delle ordinanze o no. E mi spiego, Viale Mazzini o Via Mazzini, che è un punto di campionamento dove capita una volta l'anno che ci sia uno sforamento minimale, è di tutta evidenza che quello sforamento rientra nell'arco di 24 ore e anche meno. È accaduto ciò che nel giorno stesso in cui è stata emessa l'ordinanza dal sindaco, che non poteva fare diversamente dopo gli attacchi feroci che ha ricevuto da un'opposizione non proprio attenta non solo alle questioni della salute ma all'economia, al turismo, all'immagine della città, se si fossero valutate tutte queste cose molto probabilmente qualcuno avrebbe utilizzato toni un po' più pacati.
C'è stato però forse, probabilmente, un danno d'immagine per Pescara oppure no? Assolutamente sì. Come si fa a non ritenere che quella polemica ha procurato un danno d'immagine incredibile? Ci torneremo al momento opportuno, ci tornerà la magistratura, ci torneranno i dati scientifici delle organizzazioni della sanità e sono certo che tutti dimostreranno l'assoluta, come dire, benevolenza dell'assunzione assunta dal sindaco e l'assoluta malevolenza di chi ha voluto strumentalizzare a fini politici una questione che invece andava guardata con occhio diverso. E lo dico anche a quel Bernardino Fiorilli che oggi è tornato a far politica insieme a Maurizio Acerbo. Non credo che possano essere loro a dire dove si è sbagliato oppure no, ma sicuramente possono partecipare criticamente, ma non con il guardo rivolto a chi vuol far cadere a tutti i costi un'amministrazione per avere chissà quale chance di potersi ricandidare, casomai essere eletti. E Forza Italia è contro il Parco della Costa Teatina, denunciando la conferenza ministeriale in programma giovedì a Roma, che di fatto esclude comuni e regione sull'intera questione. Forza Italia non ci sta ad essere messa alla porta su una questione importante come quella del Parco della Costa Teatina. E così, in vista della conferenza ministeriale indetta giovedì 10 settembre, annuncia ufficialmente il ricorso a misure legali come un esposto alla magistratura per bloccare la realizzazione di un territorio che danneggerebbe le economie di diverse categorie. Alla base della denuncia le titubanze sulle perimetrazioni, sui criteri adottati e sulle conseguenze di una decisione presa senza il consenso popolare. Noi rimaniamo dalle nostre posizioni, anzi il sottoscritto della mia posizione, che non è affatto una risorsa per questo territorio. Il territorio viene ingessato, il territorio già si è espresso in maniera contraria. Mi sembra che sono 14 anni che si parla di questo parco e poi nei fatti concreti nessuno ha approvato nulla. È quello che continuiamo a denunciare. Il 10, giovedì, ci sarà una conferenza nazionale dove non vengono invitati i sindaci, ma partecipa l'ANCI, non partecipano le province, ma partecipa l'UPA. Quindi già questo credo che sia la dimostrazione, ma la cosa ancora più grave è che come al solito c'è questo modo di non considerare il Consiglio regionale, visto che c'era un ordine del giorno, una risoluzione votata non solo dalle opposizioni ma anche dalla stessa maggioranza, dove si chiedeva la rivisitazione di quella perimetrazione. Si torna a parlare delle carte utilizzate per la perimetrazione risalente al 1956, alla scelta di suddividere a petti nella sua conformazione e ai danni che potrebbero ricadere su albergatori, balneatori, agricoltori e imprenditori di tutta l'area. La lesa immagini tracciare il percorso di un parco 1 a 25.000, cioè il segno di una matita equivale a 14-15 ettari di terreni. Credo che sia veramente una cosa nata male, fatta male, c'è un processo di accelerazione che non trova giustificazioni, ci sono i portatori di interessi, cioè coloro che svolgono le attività, cioè gli agricoltori, i balneatori, i ristoratori che vorrebbero essere interessati a questo processo, nessuno li ha sentiti. E ora torniamo a occuparci delle inchieste sportive che abbiamo trattato tanto nei giorni scorsi. C'è una notizia particolarmente importante perché nel pomeriggio è tornato in libertà l'ex responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Calcio, Ercole Di Nicola, che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera Di Nicola. Buonasera a tutti. Allora, dopo 3 mesi e mezzo di detenzione domiciliare arriva questa che è una sorta di liberazione per lei, immaginiamo. Intanto dal punto di vista morale, qual è l'umore dell'ex dirigente aquilano Di Nicola? Beh, sicuramente sono stati 3 mesi duri, ne ho sentite tante. Non sono d'accordo su nulla di quello che è stato fatto, di quello che è stato detto e sulle sentenze che ci sono state poc'anzi, però bisogna capire una cosa, che per atterrare Ercole Di Nicola non basta un'indagine del genere, quindi devono finirmi, perché altrimenti tornerò più forte di prima. Ecco, la sentiamo molto carico, ma insomma sono stati 3 mesi e mezzo molto molto duri, immaginiamo, detenzione domiciliare. Sicuramente lei avrà seguito anche su televisioni, carta stampata, sui siti, le evoluzioni dei processi, insomma come sono state queste settimane lunghissime? Sono settimane lunghissime, poi
non si può neanche parlare, quindi non potevo neanche dire la mia. Il processo del Teramo è stato alquanto vergognoso, non mi vergogno a dirlo, perché ci sono 103 avvisi di garanzie per quanto riguarda i giocatori di Serie A e Serie B, dove effettivamente c'erano delle associazioni, quindi adesso hanno voluto fare i forti con la Lega Pro. Io questo sistema lo combatto, non sono uno che mi sto zitto, e state tranquilli che da domani sicuramente comincerò a dire la mia, perché è stata fatta un'ingiustizia nei confronti del Teramo e nei confronti della Torres. Ecco, allora sul fronte Savona-Teramo c'è l'inchiesta penale che dovrà svilupparsi, però ci sono tanti processi sportivi che riguarderanno l'Aquila Calcio per la responsabilità oggettiva che fa riferimento appunto alla sua persona. La sentiamo particolarmente carico e pronto ad affrontare questi processi sia sul fronte sportivo sia sul fronte penale? Certo, per il fatto che non hanno mandato in Serie B il Teramo, il fatto che hanno retrocesso la Torres... A questo punto ci si può aspettare di tutto, ok, da questi processi, perché se la responsabilità dell'Aquila è anche quando mi telefona qualcuno e mi chiede un pronostico, allora veramente rasentiamo il ridicolo. Quindi io ho delle mie responsabilità, so benissimo quali sono le mie responsabilità, però gli illeciti sono un'altra cosa, e quindi quando qualcuno... si permette di giudicare sia il Teramo e la Torres con degli illeciti sportivi, allora a quel punto ci possiamo aspettare di tutto, però penso che, ripeto, tutti i nodi verranno al pettine. A me mi dispiace tantissimo per il Teramo e i tifosi del Teramo, perché hanno meritato sul campo la promozione in Serie B, è stato tolto un qualcosa di storico per la città di Teramo, come mi dispiace per la tifoseria dell'Aquila, che sicuramente verrà toccata, ma non in maniera rilevante, perché, ripeto, questi sono processi che secondo me dovevano andare in questo modo per coprire le magagne vere che ci sono nel calcio. Ecco, Di Nicola, lei dove ritiene di aver sbagliato, se ha sbagliato? Beh, io ritengo di aver sbagliato che mi sono ritenuto onnipotente, e quindi quando magari c'è uno spirito onnipotente, magari si pensa di non essere, di poter arrivare a tutto e fare qualsiasi cosa, ecco, lì ho sbagliato. Però i problemi del calcio non sono quelli di Nicola, del Teramo, dell'Aquila, specialmente dell'Abruzzo, perché qui siamo passati tutti come delle cose che non vanno bene. Di Nicola, per chiudere, l'Aquila è ripartita con un nuovo DS, Alessandro Battisti, con Carlo Perroni in panchina, ed è ripartita peraltro con una vittoria in campionato, ha superato anche un turno in Team Cup. Che effetto le ha fatto vedere in campo una squadra che in parte è ancora sua, perché ci sono diversi giocatori che sono stati presi da lei lo scorso anno, ma per buona parte è anche stata rinnovata? Beh, ieri hanno giocato 8/11 della squadra lo scorso anno, quindi sono contentissimo per l'Aquila, per la vittoria dell'Aquila. Sono contentissimo che si appresta l'Aquila ad andare a giocare all'Acqua Santa. State pur certi che io avevo fatto una promessa alla città dell'Aquila, che era quella di portare Ercole. Sì, sì. Ecco, allora abbiamo perso per un attimo il collegamento telefonico, aveva fatto una promessa. Sì, aveva fatto una promessa alla città dell'Aquila, che era quella di portarla in Serie B, prima o poi tornerò all'Aquila e la porterò in Serie B. Quindi lei ora 5 anni di inibizione, c'è anche la preclusione, conta chiaramente con lo sviluppo dei processi di uscire da questa impasse e di tornare appunto nel mondo del calcio? Beh, per me questi processi sportivi sono state delle farse, quindi voglio tornare a dire la mia nel mondo del calcio. Grazie a Ercole Di Nicola, chiaramente l'aspettiamo anche nel corso di seguenti trasmissioni sportive del nostro palinsesto per dare magari ulteriori chiarimenti. Sarete la televisione dove andrò sicuramente come prima apparizione, perché siete stata una televisione che quantomeno ha rispettato l'uomo Ercole Di Nicola con degli articoli corretti. Ok, grazie Ercole Di Nicola e buona serata.
Grazie, grazie a Ercole Di Nicola. Dichiarazioni peraltro insomma molto esplicative, anche molto pesanti, quelle rilasciate dall'ex dirigente aquilano. Uno sfogo dopo 3 mesi e mezzo, lo spacchettamento dell'inchiesta, ricordiamolo, dopo i domiciliari che sono stati assegnati lo scorso 22 maggio, il 19 maggio ci fu il fermo nei confronti di Ercole Di Nicola, poi lo spacchettamento dell'inchiesta e l'ultimo giudice, quello di Teramo, che si è pronunciato dopo i precedenti 4 per revocare appunto gli arresti domiciliari. Dunque Ercole Di Nicola è tornato in libertà. Proseguiamo il nostro TG6, parliamo di Saga, potenziamento dell'aeroporto d'Abruzzo e ripianamento dei conti. Questi i punti salienti su cui si è parlato questa mattina nell'assemblea della società di gestione dello scalo abruzzese. Si è tenuta questa mattina l'assemblea dei soci della Saga, società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. Fra i punti all'ordine del giorno, il nuovo piano industriale e quello del ripianamento dei conti. Lo scalo pescarese resta di interesse nazionale, ma nei prossimi mesi la regione punterà ad un ulteriore rilancio dei liberi, anche con nuovi voli e collegamenti con nuovi aeroporti continentali. A presiedere i lavori al fianco del presidente della Saga Nicola Mattoscio, il governatore della regione Luciano D'Alfonso, che ha illustrato gli obiettivi su cui si lavorerà. Presidente D'Alfonso, assemblea dei soci della Saga, aeroporto di Pescara, che resta di interesse nazionale per il governo, questa comunicazione è arrivata nelle scorse settimane, ma si pensa al nuovo piano industriale? Assolutamente sì, è un risultato quello che si conferma il suo profilo di interesse strategico nazionale e oggi adottiamo anche il piano industriale. L'aeroporto di Pescara è uno snodo fondamentale anche della connettività europeista trasportistica della nostra regione. Voi pensate ad un ulteriore rilancio dello scalo aeroportuale abruzzese? Sì, deve diventare un giacimento di occasioni di mobilità anche caratterizzato da bellezza, da preferibilità, da convenienza, e su questo il nuovo Consiglio di Amministrazione sta lavorando molto e io li ringrazio davvero per quello che fanno ogni giorno e mi pare che stiamo anche rimettendo in ordine la correntezza dei conti. State pensando anche a nuovi voli, nuovi collegamenti? Assolutamente sì, nel quadro della compatibilità finanziaria. E a Teramo è arrivato il nuovo comandante del nucleo operativo dei Carabinieri, si tratta del maggiore Massimiliano Speranza De Luca, ad Alba Adriatica va il maggiore Emanuele Mazzocca. Noi dobbiamo rimanere però, secondo la mia visione, sempre aderenti al territorio, sentire con forza quello che la popolazione ci dice e soddisfare quelle che sono le loro aspettative, rimanendo sempre con i piedi per terra. Come reparto operativo supporterò appieno il collega nell'attività investigativa e ritengo che i reati predatori, furti e rapine siano quelli che maggiormente siano sentiti dalla popolazione come reati che danno fastidio e che quindi vanno repressi. Il reparto operativo svolgerà sicuramente anche attività investigative di alto profilo, però secondo me in prima battuta è necessario dare una risposta immediatamente sia alla popolazione della Val Vibrata che all'altra popolazione dell'altra parte della Mana, che conosco un po' meno ma che mi affretterò a conoscere, per far capire che la presenza dell'Arma dei Carabinieri è costante, è una presenza pressante e speriamo di ottenere qualche risultato in perfetta sinergia sia con il collega di Alba Adriatica che con quello di Giulianova che con quello di Teramo. Questo è un territorio che io già conosco fino adesso come turista e come turista mi ha molto affascinato. Adesso invece vorrò conoscerla come investigatore e proveremo a dare una risposta in questo senso. Oltre 40 kg di alimenti preparati di pesce sequestrati, un laboratorio per preparare arrosticini in un ristorante, un laboratorio cucina chiusi per violazioni in materia igienico-sanitaria. Sono i risultati dei controlli dei carabinieri del NAS di Pescara a Giulianova e Alba Adriatica. Un laboratorio per preparare arrosticini in un ristorante e un laboratorio cucina di un locale sulla costa teramana chiusi per violazioni in materia igienico-sanitaria e sequestro di oltre 40 kg di alimenti preparati di pesce. Sanzioni per oltre 15.000 euro. Sono i risultati dei controlli dei carabinieri del NAS di Pescara effettuati nel weekend per contrastare il binge drinking. I militari, coordinati dal capitano Domenico Candelli, hanno operato in collaborazione con la compagnia di Giulianova. Obiettivo: scongiurare la somministrazione di bevande alcoliche a minori.
Nell'ambito della verifica delle corrette condizioni igieniche di cucine ed esercizi di ristorazione, sono state elevate contravvenzioni a 2 locali di Giulianova per le cattive condizioni igienico-sanitarie e il mancato rispetto dell'autocontrollo. Chiuso, in collaborazione con la ASL, un laboratorio per la preparazione degli arrosticini a Giulianova. Ad Alba Adriatica, i carabinieri della stazione di Tortoreto e i NAS di Pescara, oltre a giovanissimi che consumavano alcolici, hanno trovato laboratori attivati abusivamente dove si preparavano alimenti. La ASL ne ha disposto la chiusura. Infine, presso un operatore del settore alimentare sono stati rinvenuti una 40 di chili di preparati con pesce privi di tracciabilità, con la presenza di mitili anonimi potenzialmente rischiosi per la salute. In stato di shock al momento dell'incidente, il giovane che a bordo di una Vespa è stato urtato da una vettura in via Carabba all'Aquila. Tanto spavento ma nessuna conseguenza grave. Illeso il conducente dell'automobile. Si ripropone il problema della pericolosità di questa strada. Rallentamenti alla circolazione e tanto spavento stamattina per il giovane in sella alla sua Vespa rimasto coinvolto in un incidente in via Rocco Carabba, una delle zone industriali più attive e trafficate della città dell'Aquila. Il giovane, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, procedeva da via Giovanni Di Vincenzo in direzione Rocco Carabba, quando, per motivi ancora da accertare, è stato urtato da una vettura, una Fiat Punto, guidata da un sessantenne. L'impatto a terra è stato forte, il giovane è stato trovato dagli agenti in stato di shock, ma senza segni evidenti di ferite e fratture. Trasportato comunque per gli accertamenti del caso, dall'ambulanza del 118 all'ospedale regionale San Salvatore, illeso il conducente della vettura. Sul posto per rilievi si sono portati gli agenti della Polizia Municipale e una volante della Questura Aquilana. Ancora da verificare la dinamica dell'incidente, ma dai primi riscontri sembrerebbe non essere stato rispettato uno stop da uno dei due coinvolti. La circolazione è stata ripristinata grazie all'intervento dei vigili urbani. Quell'arteria stradale rimane molto pericolosa e spesso teatro di incidenti stradali, dal momento che la strada principale incrocia altre vie secondarie ed è spesso transitata da camion e da mezzi pesanti. Restiamo all'Aquila perché questa mattina c'è stata una pacifica occupazione da parte di mamme ed educatrici precarie degli asili nido comunali, precarie che appunto non hanno ottenuto il rinnovo del contratto. Hanno occupato l'asilo nido primo maggio in segno di protesta, il grido di Save Asili Nido. Nel giorno d'inizio del nuovo anno pedagogico, all'Aquila monta la protesta delle famiglie e delle educatrici precarie e disoccupate che non hanno ottenuto il rinnovo del contratto. Porte chiuse e cancelli serrati infatti per circa un centinaio di bambini, 2 asili nido rimasti chiusi. L'amministrazione comunale non ha trovato una soluzione al problema del rinnovo dei contratti per le 15 educatrici precarie in servizio nei nidi dal 2010, dopo aver superato regolarmente il concorso pubblico per l'ammissione. A poco sono servite le rassicurazioni della senatrice Stefania Pezzopane sull'emanazione della circolare del governo a firma del ministro Madia, che ha permesso ad altri comuni italiani di rinnovare i contratti delle precarie storiche dei nidi. Il sindaco Massimo Cialente, invece, aveva affermato nei giorni scorsi che i soldi per il rinnovo dei contratti ci sono, ma che non è possibile spenderli per mancanza di una norma. Noi chiediamo di essere trattate come le educatrici precarie di Roma che tramite la circolare del ministro Madia hanno potuto ricevere la proroga a causa del Job Act che non permetteva appunto la proroga oltre i 36 mesi. Noi siamo molto arrabbiate come mamme perché appunto la senatrice Pezzopane ha dato una possibilità di riapertura degli asili, tutte le città italiane si sono appunto organizzati per la riapertura tranne l'Aquila. Il sindaco non ci sta dando delle motivazioni valide, vorremmo sapere qual è la verità e soprattutto vogliamo che venga riaperto l'asilo nido primo maggio. Anche la senatrice aquilana del Movimento 5 Stelle, Enza Blundo, esprime il più ampio dissenso riguardo la situazione nido all'Aquila. È ora che questa amministrazione comunale, dice, si assuma le responsabilità e trovi una rapida soluzione che di fatto già esiste. Il decreto Madia c'è, le norme ci sono, quindi sono le amministrazioni locali che a questo punto devono attivarsi. Sempre all'Aquila oltre 60.000 persone fanno rivivere la città ferita nel giorno della grande maratona del jazz. Diventerà un appuntamento fisso la prima domenica di settembre di ogni anno, ha annunciato il ministro Franceschini.
Sono arrivati in 60.000 per la grande maratona che ha reso L'Aquila per un giorno capitale del jazz con l'iniziativa Il Jazz Italiano per L'Aquila. Jazz nelle strade, nelle piazze, nelle chiese del centro storico della città. Per un giorno intere orchestre, gruppi solisti, gioiose marching band hanno dato una scossa, ma questa volta di vita, alla città, che il resto dell'anno è ancora purtroppo zona morta. La manifestazione è stata organizzata dal trombettista Paolo Fresu, che ha coinvolto circa 600 musicisti jazz provenienti da tutta Italia, e tra questi Enrico Rava, Rita Marco Tulli, Massimo Nunzi, Danilo Rea, Gino Paoli, tutti sul palco per l'evento clou. Un successo clamoroso che ha vestito a festa il centro storico, e di qui l'idea di renderlo un appuntamento fisso per la città, da tenersi ogni anno nella prima domenica di settembre, secondo le intenzioni del primo cittadino Massimo Cialente e del ministro ai beni culturali Dario Franceschini, ideatore dell'evento. A 6 anni dal terremoto che ha distrutto la città, il jazz italiano si è mobilitato per riportare L'Aquila e i suoi abitanti al centro della scena e per riflettere su quanto fatto e su quanto invece resta ancora da fare, tanto. I concerti si sono alternati per tutta la giornata, su palchi veri e su palchi improvvisati, nelle vie principali del centro, in un sound coinvolgente e festoso che ha coinvolto tutti i cittadini. Gli artisti presenti hanno risposto all'invito di Fresu con entusiasmo, musica e suono che si riprende la scena in un momento in cui la crisi taglia ed è sempre più difficile proporre spettacoli e musica di qualità. La Accord Phoenix dell'Aquila, che ha già avuto il finanziamento, in 2 anni ricollocherà 120 lavoratori, ma tutto è fermo al comune, che ancora non risolve il contratto con un affittuario del capannone. L'azienda infatti ha posto come vincolo la proprietà degli stabili industriali. Sono appesi ad un filo da ben 4 anni gli ex lavoratori del polo elettronico dell'Aquila, che dovrebbero tornare a lavorare nella nuova Accord Phoenix. Il finanziamento di 10 milioni e 600 mila euro circa è stato concesso e la Accord ha 6 mesi, sono partiti a luglio, per aprire lo stabilimento all'Aquila, che in 2 anni dovrebbe dar lavoro a 120 lavoratori. L'Accord Phoenix ha posto però un vincolo, che i capannoni industriali diventino di sua proprietà. E mentre il commissario Vidal per la parte di Finmec si è attivato per pubblicare un bando, nella parte di proprietà del comune al momento resta l'affittuario, che ha un contratto di 10 anni, dunque quel capannone va riceduto al comune. Abbiamo chiesto un incontro prima delle ferie a Accord Phoenix per capire meglio com'è la situazione noi del sindacato, ci hanno promesso che a settembre facevamo questo incontro, ad oggi ancora non vediamo nemmeno l'azienda che ci convoca per discutere queste problematiche. Sembra essere questo il nodo, resta il fatto gravissimo dei 4 anni passati, denunciano i sindacati, e il rischio che poi alla fine non si faccia nulla. Il tempo vola, noi siamo in attesa, tengo presente che ormai andiamo verso i 4 anni e comincia a diventare una situazione. Noi ci auguriamo che nel breve di pochi giorni il comune, perché sappiamo che da parte del commissario Vidal stanno procedendo anche loro a fare questa specie di asta. Io mi auguro che il comune, perché adesso il pallino sta in mano al comune, su questa cosa vada celermente avanti, perché si può rischiare veramente di arrivare a 6 mesi e non aver fatto niente, insomma, sarebbe molto grave, cioè responsabilità sarebbero a questo punto della politica. E ora lo sport. Prima ci siamo occupati con il ritorno in libertà dell'ex dirigente aquilano Ercole Di Nicola, ci siamo occupati ancora del fronte delle inchieste sportive, stavolta torniamo sul campo perché ieri sono partiti i vari campionati di Serie B, Lega Pro e Serie D. Ebbene, in Serie B è andata male per le due abruzzesi, perché hanno perso entrambe. La prima giornata si chiuderà questa sera con il posticipo tra Cagliari e Crotone, in attesa poi del recupero della partita tra Ascoli e Virtus Entella. Il Pescara già oggi ha ripreso la preparazione in vista dell'anticipo di venerdì in casa contro il Perugia, però la trasferta di ieri a Livorno è stata piuttosto indigesta, 4-0 senza storie, vediamo. Il Livorno, come nelle migliori tradizioni, consuma una vendetta freddissima e fa pagare al Pescara con gli interessi la qualificazione ai play-off ottenuta a fine campionato scorso, ma la partita del Picchi ha un sapore diverso da quella giocata all'Adriatico qualche mese fa. Davanti all'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, Oddo presenta i nastri di partenza un Pescara in piena emergenza, con ben 11 assenze e una squadra messa su con tanti giovani. Le cose erano già difficili in partenza, figuriamoci se dopo 4 minuti una palla regalata da Caprari a
sfedato innesca l'attaccante Amaranto che si presenta da solo davanti a Fiorillo, uscita a valanga e fallo da rigore con relativa espulsione del portiere del Pescara. Dentro Aresti e fuori Vukušić prima della battuta impeccabile di vantaggiato con Aresti battuto e gol del vantaggio labronico. La partita già difficile diventa quasi impossibile per il Pescara che in 10 fa fatica a riorganizzarsi. Il Livorno intuisce le difficoltà pescaresi e vuole chiudere la gara. Al 20° Amaranto vicini al raddoppio con Luci che dal limite becca l'angolino buono, ma il palo dice di no. Sulla mischia che si accende la difesa libera in affanno. Un giro di lancette vantaggiato serve a Pasquato la più ghiotta delle palle da mettere in porta. L'ex pescarese è però lento nel girarsi e viene chiuso da Fornasier. Il Livorno troverebbe il gol del raddoppio al 26° su punizione di Pasquato e tocco di Morelli, ma l'assistente segnala un fuorigioco dubbio e l'arbitro annulla. Ma il 2-0 è questione di minuti e il 33° quando vantaggiato riceve in area, controlla e tira in diagonale. Aresti tocca con la punta del piede, ma non basta per evitare il raddoppio labronico. Il Pescara esce da una scena nella quale non era mai entrato e il Livorno ne approfitta. Al 40° Fedato si ritrova tu per tu con Aresti che gli chiude lo specchio della porta e mette in angolo. Sulla battuta il colpo di testa vincente di Ceccherini che insacca sul secondo palo il 3-0. I titoli di coda della partita scorrono già nell'intervallo. La ripresa è solo una lunga agonia pescarese con il Livorno che trova il quarto gol con Fedato all'ottavo grazie a un regalo di Fornasier che lascia rimbalzare il pallone favorendo l'inserimento dello stesso Fedato che batte ancora Aresti. Da lì in avanti il nulla assoluto se non l'esordio di Testi e Forte con la maglia del Pescara. Dal Perugia in avanti però sarà un'altra musica con altri orchestrali. E di questo avvio in salita del Pescara si parlerà questa sera a partire dalle ore 21 in diretta dai nostri studi con la trasmissione replay curata e condotta da Enrico Rocchi. I motivi appunto di questa sconfitta saranno discussi, ma proiettandosi anche verso la gara di venerdì, la prima in campionato all'Adriatico contro il Perugia. E ora parliamo di Virtus Lanciano, anche la squadra di D'Aversa si è ritrovata quest'oggi per l'allenamento in vista del match di sabato al Biondi contro l'Ascoli. Domani ci sarà una unica sessione di allenamento al pomeriggio, mentre sempre nella seduta di quest'oggi erano assenti Dejan Boldor e Luca Crecco, ancora impegnati con le rispettive nazionali di categoria. Oggi invece lavoro di scarico per coloro che sono stati impiegati ieri dal tecnico D'Aversa. E torniamo proprio alla sconfitta di ieri maturata a Vercelli per 2-1, decisiva nella ripresa sull'1-1 l'espulsione di Bacinovic. La Virtus Lanciano perde la sua gara d'esordio nel quarto campionato di serie cadette. Già questa è una notizia perché non era mai avvenuto prima. Alla meglio la Pro Vercelli che si impone per 2-1 in una gara nella quale i frentani commettono due errori che pagano a caro prezzo. Il primo sul gol del vantaggio di Gatto sul finire di prima frazione di gioco, il secondo l'espulsione di Armin Bacinovic, evitabilissima, che lascia la squadra in 10 al 21° della ripresa. Esattamente 10 minuti dopo il pari di Ferrari e con mezz'ora ancora da giocare, D'Aversa sceglie Ferrari come punta centrale con Di Francesco e Rozzi a supporto, modulo speculare per la Pro di Scazzola con Scavone quantitativamente decisivo e Rossi bravo ed abile ad inserirsi tra le linee. Il primo acuto è della Pro, ma Aridità para, Scavone mette subito in difficoltà Bacinovic che rimedia il primo giallo da parte di Rapuano di Rimini all'esordio in serie cadetta. Tocca quindi a Zedoardo con un tiro da fuori area, ma Pigliacelli al minuto 18 para. Poi un momento propizio ai padroni di casa, 4 corner consecutivi, ma la Virtus gestisce comunque bene questa fase e infatti i frentani hanno l'occasione più importante per andare in rete. Scavone blocca Di Cecco e Rapuano concede il calcio di punizione dalla cosiddetta zona Mammarella. L'esecuzione proprio del capitano ed è
quasi perfetta, ma la palla schiaffeggia l'incrocio dei pali. Al 38esimo Rossi, smarcato da Di Roberto, stava per sorprendere la Virtus, ma non va. Va invece per la Pro sul finire di prima frazione di gioco, quando Gatto sembra uno slalomista e senza trovare opposizione si ritrova in area di rigore e calibra un tiro che supera Aridità. Tra primo e secondo tempo D'Aversa lascia negli spogliatoi un opaco Rozzi, poco servibile ma anche poco servito, e inserisce Lanini. La Virtus è più dinamica, ha spigliato Federico Di Francesco che tenta un paio di soluzioni prima del pari che arriva all'11esimo, pari innescato da Zé Eduardo che offre un pallone d'oro all'ex modenese Nicola Ferrari, che non si fa pregare per spingere in rete la palla. 1-1, propizio il momento per il Lanciano, nonostante un gol annullato per fuorigioco di Marchi su Mammarella. Al 21esimo però il Lanciano si complica le cose, espulso Bacinovic che lascia la squadra in 10 per un fallo di mano, cose che inevitabilmente si complicano, come del resto inevitabilmente D'Aversa deve apportare dei correttivi al modulo tattico. Ecco quindi l'ingresso di Paghera per Di Francesco. 4-5-1 dunque, ma il pari non ha vita lunga perché Castiglia è abile a sfruttare un suggerimento dalla corsia e a superare Mammarella e quindi a spingere la palla in rete oltre le spalle di Vincenzo Aridità. Lanciano comunque che non molla, ci prova Lanini a mettere al centro dell'area per Ferrari, ma la Pro libera sul finale di contesa. Entra Padovan per Zé Eduardo, ma la punta della Juventus non può fare miracoli nel finale di gara. Beltrame poi mette in difficoltà i frentani, ma non c'è più tempo. Dopo 4 minuti di recupero finisce 2-1 per i padroni di casa, con la Virtus che inizia a prepararsi per il prossimo appuntamento casalingo contro l'Ascoli sabato 12 settembre, una gara che i frentani vogliono vincere. E ora la Lega Pro, la notizia era nell'aria e ha trovato l'ufficialità nel pomeriggio. È stata rinviata anche la gara della seconda giornata del Girone B tra Teramo e Pisa, questo per permettere al Teramo appunto di completare la squadra dopo l'assegnazione del campionato di Lega Pro. Quindi dopo il rinvio di ieri di Ancona Teramo, oggi è stato ufficializzato anche il rinvio di Teramo Pisa. Invece l'Aquila giocherà ancora di domenica e sempre alle ore 15 in trasferta ad Arezzo. Sempre sul fronte Teramo, da domani, martedì 8 settembre, parte la campagna abbonamenti 2015-2016 per il campionato di Lega Pro. Sarà possibile sia sottoscrivere i nuovi abbonamenti sia richiedere la domanda di rimborso per il costo sostenuto per la sottoscrizione dell'abbonamento per il campionato di Serie B. Il tutto presso la sede della Teramo Calcio in via Oberdan a Teramo o presso il Teramo Point Alma Sport in circonvallazione Ragusa. L'Aquila invece ieri è scesa in campo, una prima di campionato positiva con l'affermazione 2-0 con la Pistoiese, le reti di Mancini e San Domenico. Una vittoria di cuore. L'Aquila di Carlo Perrone non stecca l'esordio in campionato contro la Pistoiese e porta a casa i primi 3 punti stagionali. Mattatori di giornata Salvatore San Domenico e Manuel Mancini, migliore in campo e autore di un gol da cineteca. Sì, sono veramente contento. La prima iniziamo subito bene, speriamo di continuare così. Per la prima al Fattori Perrone opta per il solito 4-3-3 visto all'opera nel precampionato. Davanti al portiere Zandrini la novità in difesa è l'esordio dal primo minuto del ritrovato Maccarrone. In attacco confermato il tridente composto da Ceccarelli, De Sousa e San Domenico. All'inizio più Pistoiese che l'Aquila. Al 10° Losicco scalda i guantoni a Zandrini, ma sarà l'unico vero tiro dei toscani per tutto l'arco della contesa. Passano i minuti e l'Aquila aumenta pian piano i giri del motore. Da affinare ancora i sincronismi a centrocampo, ma la voglia e la dedizione non mancano. In 7 giri di lancette il match prende la sua piega definitiva.
Al minuto 37 Ceccarelli sull'out di sinistra si guadagna una preziosa punizione da posizione defilatissima. Si incarica della battuta San Domenico, che invece di crossare nel mezzo batte direttamente in porta, sorprendendo Iannarilli sul suo palo. 1-0 L'Aquila con il solito San Domenico che riprende dove aveva lasciato lo scorso anno, quando con 9 reti chiuse al primo posto dei cannonieri rossoblù. Parabola da riammirare quella dell'esterno napoletano al primo gol in campionato. Passano pochi giri di lancette e l'Aquila bissa il vantaggio. Stavolta fa tutto Manuel Mancini, che si beve in tunnel Taddei, prende il compasso e disegna una parabola alla Del Piero che si insacca sotto il 7. Eurogol di Mancini che fa spellare le mani al tifo aquilano. Sembra fatta, ma le insidie sono dietro l'angolo. Ad inizio ripresa ecco la complicazione che non ti aspetti. Al quarto d'ora Ceccarelli, già ammonito, interviene da dietro sul diretto marcatore e finisce anzitempo sotto la doccia. L'Aquila in 10 è pronta alla sofferenza. Perrone ridisegna la difesa passando al 5-3-2 con l'ingresso di Sagni per il sacrificato San Domenico. La mossa funziona, la Pistoiese fa possesso ma non trova sbocchi. L'Aquila soffre, difende con diligenza e alla fine mantiene il doppio vantaggio. C'è ancora tanto da migliorare, ma il cuore e il sacrificio non sono mancati. E questo, per i tifosi aquilani, vale più dei 3 punti portati a casa. Carlo Perrone nel dopo partita. Perrone alla vigilia aveva parlato di cuore negli scarpini, sembra che l'hanno presa alla lettera. Insomma, ragazzi, tanta sofferenza, ma quanto è importante questa prima vittoria? Sono 3 punti, però tutte le partite da qui alla fine hanno sempre in palio 3 punti. Cominciare bene è importante un po' per tutto, perché comunque piano piano bisogna ricostituire dell'entusiasmo nella città e poi soprattutto i risultati ti aiutano a affrontare meglio la settimana, a lavorare con più col sorriso, diciamo, sulle labbra, e soprattutto a prendere consapevolezza che il gruppo è un gruppo che può fare bene. E a proposito di L'Aquila, vi do appuntamento a domani sera, ore 21, per pro e contro in diretta dai nostri studi con la conduzione di Giulio Nardi, e sarà il presidente Corrado Chiodi, presidente dell'Aquila, ad aprire il nuovo ciclo di trasmissioni. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per l'attenzione e buona serata.